parliamo di alcune espressioni, di alcuni modi di dire legati agli animali. Ci sono alcune espressioni uguali dall'italiano al francese, come ad esempio être myope comme une taupe, miope come una talpa, têtu comme une mule, testardo come un mulo, avoir un œil de lynx, avere un occhio di lince, ménager la chèvre et le chou, salvare capre e cavoli. E poi ci sono altri modi di dire nei quali gli animali cambiano dall'italiano al francese. Prendiamo l'espressione fa un freddo cane. Un tempo molto brutto quando fa molto freddo. In francese diventa il fait un froid de canard. Fa un freddo da anatra. La motivazione ha origini molto antiche. I cani in passato non erano trattati come oggi e quindi subivano le intemperie, dovevano vivere all'aperto. Mentre invece per i francesi, i cacciatori in inverno dovevano stare appostati molte ore dietro i cespugli per poter catturare l'anatra. Sulla stessa scia vi è l'espressione un tempo da lupi, per indicare un tempo piovoso. Mentre in francese l'espressione è un temps de chien, un tempo da cani, sempre per le motivazioni già spiegate. Restiamo in tema canino con l'espressione scrivi proprio da cani, per indicare una scrittura molto brutta, diremo anche a zampe di gallina, no? In francese, écrire comme un chat, quindi dal cane si passa al gatto. La parola gatto, infatti, in dialetto parigino è greffier, probabilmente legato agli artigli del gatto, e quindi si è creato un gioco di parole tra appunto la parola gatto e greffier, che significa anche impiegato, segretario, scrivacchino. L'espressione italiana non svegliare il can che dorme, il cui significato è legato al fatto di lasciare una situazione così come è, senza intervenire, in francese il cane si trasforma in gatto e diventa ne réveillez pas le chat qui dort. L'italiano qui non c'è un cane, in francese il cane torna ad essere gatto. Ici il n'y a pas un chat. L'espressione, il modo di dire italiano, avere un rospo in gola, che può significare una cosa che non riesci, diciamo, a trattenere, che devi per forza dire, ma dall'altro anche un fastidio, una sorta di raspino, di raucedine in gola. In francese, avoir un chat dans la gorge. Rimaniamo in tema di rospi. Ingoiare dei rospi, per dire il dover subire delle brutte situazioni. In francese il rospo si trasforma in serpente. Avaler des couleuvres, ingoiare dei serpenti. Essere muto come un pesce. In francese non cambia molto, semplicemente si specifica di quale pesce stiamo parlando. Être muet comme une carpe, essere muto come una carpa. Fare gli occhi da triglia, in questo occhio un po' perso, un po' vacuo. In francese anche qui si specifica il pesce e si dice faire des yeux de merlan frit, fare gli occhi da merluzzo fritto. Dalla triglia al merluzzo. Qui gatta ci cova, per indicare una situazione particolarmente strana, dove c'è qualcosa che non ci torna, che non funziona. In francese la gatta diventa un'anguilla. Il y a anguille sous roche, c'è un'anguilla sotto le rocce. Sei proprio furbo come una volpe. La volpe in francese si trasforma in scimmia. Tu es malin comme un singe. Ma esiste anche l'espressione tu es rusé comme un renard, che ricalca l'italiano. Passiamo ai volatili. Sei un pollo da spennare. Il pollo in francese si trasforma in piccione. Tu es un pigeon à plumer.
a avere la pelle d'oca, avoir la chair de poule, avere la carne da gallina. La nostra espressione italiana, quando gli asini voleranno, per dire di un evento, di un qualcosa difficilmente realizzabile, in francese gli asini diventano galline, con le poules auront des dents, quando le galline avranno i denti. In francese vi è poi un'espressione rire comme une baleine, per indicare un riso esagerato, una persona che davvero si sganascia dalle risate. In italiano potremmo avere come corrispettivo l'espressione ridere come una iena, anche se vuole anche indicare il suono della risata, particolarmente sguaiato, stridulo. Per oggi è tutto, alla prossima. Français en action.